Se non si fossero isolati totalmente dal resto della comunità, non sarebbero morti nell'incendio della casa. Si sono intrappolati da soli. Ma questa perdita non è giusta. Non è né giusta né sbagliata, Carl. Erano tutti ben intenzionati. Non volevano far altro che aiutarla. Ma ha perso tutto. Non ha perso tutto, perché ha guadagnato qualcosa, Carl. Che cosa? Abbiamo sempre saputo che Olga e Fanny non ci tenevano veramente a lei. Maria. Oh, non erano malvagi. Le davano l'affetto che potevano. Ma il progetto veniva sempre prima. Lo sai, Carl? Per loro, Ilse era più un esperimento in carne ed ossa che una figlia. Starà molto bene, perché adesso è amata. Ed è molto più importante della telepatia. Non è così? Sì, hai ragione. Molto più importante. Questa vicenda ci ha regalato un insegnamento di saggezza. Il vero amore può sconfiggere la paura. Non è importante quanto può essere valido un esperimento, se questo ci porta alla percezione della paura. Quello che conta veramente è il contatto umano. Questa era la storia di Ilse Nilsson, una ragazza che ha abitato ai confini della realtà. Mr. Richard Matheson lets his typewriter pay us a return visit next time out on Twilight Zone with a story called Death Ship. Now, this one is for science fiction aficionados, ghost story buffs, and any and all who file away clues with an eye toward outguessing the writer. Next on Twilight Zone, Messrs. Jack Klugman, Ross Martin, and Fred Beer take an extended trip through space on a death ship. Captain. Something glittered down there. What is it? Something down there? Mason thinks so. There was something. We stay together. No one takes any risks. That's an order, Mason.